Buongiorno, oggi in questo video parliamo di HTML. Prevedo un'oretta di video in cui vorrei sia da una parte mostrarvi alcune cose nelle slide, sia aprire Visual Studio Code e un browser e provare a fare alcune cose nel browser e in Visual Studio Code. Per cui io inizierò seguendo queste slide e poi a un certo punto mi sposterò. Ho preparato già un file vuoto che si chiama index.html dentro Visual Studio Code, un file di testo qualunque, basta crearlo e salvarlo come un nome a vostra scelta.html, e poi ho aperto questo stesso file nel browser. Vedete che il percorso è lo stesso da tutte e due le parti. Ovviamente questo file è vuoto e il browser non mostra niente in questo momento. Allora, il goal di questa lezione è quello di darvi un'introduzione alle funzionalità, alle feature essenziali di HTML per quanto riguarda la struttura del documento, la sintassi, gli elementi essenziali, quelli semantici e allineati a quello che l'HTML5 è e appare oggi, in questi anni. Brevemente una timeline, storia, diciamo così, di HTML. Allora, HTML ovviamente nasce qualche anno dopo il web, dalla stessa persona, da Berners-Lee, al CERN, come appunto il linguaggio per supportare, per creare queste risorse testuali e linkate che appunto sono proprie del web. Dopodiché ha avuto una abbastanza rapida evoluzione, fino a questo XHTML1. Vedete che questo è il primo HTML, 4 anni dopo c'è stato HTML2, nel 97 HTML3 e 3.1, 3.2 sono stati realizzati e standardizzati dalla W3C, quindi dal World Wide Web Consortium, che si preoccupa appunto del web nelle sue varie forme, inclusa anche la standardizzazione e la creazione di HTML. 2 anni dopo la W3C ha poi creato e standardizzato HTML4 nel 99 e dato che questo HTML in questa evoluzione stava diventando abbastanza complicato, nel senso di abbastanza flessibile, quindi gli sviluppatori potevano fare qualunque cosa, il contrario di tutto, e potevano fare qualcosa che riguardasse anche il visual design proprio direttamente in HTML, quindi non solo la struttura, ma anche il layout, come apparivano le cose direttamente in HTML, e era facile generare errori, generare problemi e quant'altro. Nel 2000 la W3C ha creato questo XHTML 1.0 che era basato su XML, quindi molto molto strutturato, molto molto formale, con alcune cose che si potevano fare, alcune cose che non si potevano fare, molto molto pulito, molto molto standardizzato. Molto apprezzato dai professori, dagli studenti, dagli ingegneri, dagli sviluppatori professionisti che venivano magari da un linguaggio di da un percorso con linguaggi di programmazione più strutturati, eccetera. Molto, molto contestato da invece gli sviluppatori web in generale, perché è troppo rigido rispetto a quello che permetteva di fare HTML e dava poche, poche possibilità, e sembrava anche in un certo senso distaccato da quelle che erano le esigenze reali del web in quegli anni. E quindi cosa è successo? È successo che tra il 2000 e il 2014, in cui è nato questo HTML5, c'è stato un po' diciamo, di lotta, un po' di marette, un po' di contestazioni verso la W3C, ed è nato un gruppo di lavoro basato con partner industriali, ma anche appunto con sviluppatori, che ha preso poi il nome di WOTWG, che sta per Web Hypertext Application Technology Working Group, che è appunto un gruppo che pian piano si è affiancato e ha in parte sostituito la W3C per quanto riguarda HTML. Questo gruppo dal 2000, praticamente dal 2014, a un certo punto anche parlando e sincronizzandosi con la W3C, ha definito e standardizzato HTML5, che è in linea, diciamo, con la serie precedente degli HTML, quindi la 4, la 3, la 2, eccetera, e diciamo, nega
molte delle cose che sono state fatte in questo XHTML 1.0, per cui recupera anche la vecchia nomenclatura. E se in parte nega quello che è stato fatto in questo XHTML, in parte anche depreca fortemente molte funzionalità che esistevano in HTML4. Quindi è una nuova versione di HTML, che è nata appunto nel 2014, condivisa tra questi due gruppi. In realtà, se voi guardate sul sito della W3C, loro dicono, noi siamo coinvolti nella standardizzazione di HTML5, ma quest'altro gruppo, il WOTWG, è quello che si preoccupa di standardizzare, di portare avanti HTML5, non noi. Quindi quest'altro gruppo è il gruppo che attualmente sta coordinando HTML5, questo strano logo di un punto di domanda, è il logo di questo gruppo, che definisce lo standard, le specifiche di HTML5, che come dicevo, nega in un certo senso, risolve molti dei problemi di HTML4 e in parte evita e incorpora alcune best practice, diciamo così, di XHTML1, anche non seguendolo proprio in maniera stretta e formale. HTML5 ha alcune caratteristiche interessanti. La prima di tutte è che, a differenza di quello che riguarda il passato, HTML come linguaggio di markup diventa un linguaggio per definire semanticamente come è una pagina. Quindi definisce che una certa area, per esempio, è l'area della navigazione. Una certa area è l'area della è un'area laterale. Un'altra area invece è la parte che contiene il testo di un articolo, quindi una serie di paragrafi tra di loro. Quindi cerca di dare una descrizione semantica, il che cosa mi rappresenta quel testo, il che cosa mi rappresentano una serie di blocchi, una serie di informazioni presenti nella pagina, cosa che in precedenza non venivano fatte, e cerca di evitare di preoccuparsi, come linguaggio di markup, cerca di evitare di preoccuparsi del come queste aree invece appaiono e delega questo compito unicamente praticamente a CSS. L'altra caratteristica interessante di HTML5 è che è uno standard live. Nel 2014 nato HTML5 non esiste un HTML 5.1 o 5.2, continua a essere HTML5. È live, quindi ogni giorno, ogni mese si possono aggiungere delle nuove funzionalità, dei nuovi standard, delle nuove capacità per il linguaggio di markup e il suo ecosistema. E quindi noi continuiamo a parlare di HTML5 come un qualcosa che è nato nel 2014, ma che continua a esistere e continua a evolvere nel tempo. Alcune sperimentazioni, alcune cose nuove che nascono, rimangono magari solo esperimenti e poi muoiono dopo un po' e quindi non diventano mai parte dello standard. Altre cose invece diventano poi parte dello standard e possono essere e vengono poi adottate da tutti i browser, quindi poi vengono utilizzate. Diciamo che al momento attuale abbiamo una parte consistente di HTML5, una parte, diciamo, core, che è implementata da tutti i browser in maniera abbastanza univoca, e poi alcune di queste nuove funzionalità che continuano ad emergere, continuano ad essere realizzate nel tempo, che invece hanno un'adozione molto più limitata. Magari alcuni browser implementano alcune cose, altri browser implementano altre cose diverse. L'altra caratteristica di HTML5, come vi dicevo prima, è che non è solo la definizione del linguaggio di markup, ma è anche la definizione di un ecosistema che sta intorno a questo linguaggio di markup. Perché? Perché gli sviluppatori, perché chi ha creato HTML5, voleva sfruttare le capacità del browser e le esigenze della programmazione web del 2014 e, man mano che passa il tempo, di tutti gli anni che sono venuti al seguito, quindi fino ad oggi, al 2020. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che, per esempio, hanno definito delle funzioni, delle API, l'API sta sempre per Application Programming Interface, quindi dei metodi, delle funzioni, per esempio per il browser, per far sì che da una pagina HTML, utilizzando del JavaScript, sia possibile accedere alla webcam e quindi recuperare le informazioni dalla webcam, oppure sia possibile trattare l'audio, trattare il video con dei tag appositi.
Quindi hanno creato intorno a loro un ecosistema più ampio che in parte impatta il markup di HTML5, quindi come si scrive una pagina HTML, in parte definisce una serie di funzionalità che possono essere utilizzati dal CSS, che possono essere utilizzati dal JavaScript, ma che rientrano all'interno della famiglia, all'interno del, sì, della famiglia di HTML5, della famiglia di standard di HTML5. Quindi adesso vedremo più in dettaglio soprattutto il markup di HTML5, perché queste funzionalità le vedremo man mano che andremo avanti, quelle più vicino magari al JavaScript le vedremo quando parleremo del JavaScript e quelle più vicine al CSS le vedremo quando parleremo del CSS. E in questa slide ci sono anche due link che, di questa organizzazione, di questo working group, il WOTWG. Il primo è lo standard, la specifica, diciamo in evoluzione di HTML5, multipage, cioè divisa su più pagine. Esiste anche la versione monopage, ma è una lenzuolata di informazioni infinita. Quindi hanno fatto anche una versione divisa su più pagine per semplicità di lettura, molto molto tecnica. E la seconda, che invece è più interessante, quindi se volete potete dargli un'occhiata, è diciamo, la stessa versione di quella specifica, ma per gli sviluppatori. Quindi racconta le cose con un livello di dettaglio minore. Nella prima specifica, questa multipage, vi racconta come HTML5 viene implementata all'interno del browser, come avviene il parsing, per esempio, come le varie funzionalità aggiuntive accedono al browser e di conseguenza al sistema operativo. Per esempio, per accedere a una webcam avete bisogno a un certo punto di parlare col sistema operativo e col driver della webcam. Quindi come avviene tutto questo processo. Nella seconda specifica invece ci sono un po' meno dettagli, ma ci sono più esempi pratici, più esempi utili per capire come funzionano le cose e come applicarle. Quindi, se dovete guardare un link tra questi due, il secondo è sicuramente da dare un'occhiata. HTML5, in parte, come vi dicevo, ha un approccio diverso rispetto a HTML4. HTML4 era concentrato su creiamo delle pagine web, una pagina alla volta, ed era concentrato molto su come queste pagine web appaiono di nuovo da un punto di vista del visual design. HTML5 invece dice facciamo delle applicazioni web, che ovviamente sono composte di pagine, ma che hanno uno scopo diverso, non sono pagine informative, ma sono applicazioni, sono un qualcosa che usano il web, sono costruite sul web, avranno delle pagine, avranno delle informazioni testuali, ma avranno anche una forte componente di interazione da parte dell'utente. Come vi dicevo prima, accendiamo la webcam, manipoliamo l'audio. Quindi un qualcosa che offra più funzionalità rispetto a una pagina web, diciamo, classica, in cui c'è del testo, c'è un'immagine, uno legge, c'è un link che porta a un'altra pagina e finisce lì. In HTML5 il focus è sulla creazione non tanto di pagine informative testuali, che si possono ovviamente sempre creare, ma sulla possibilità di creare applicazioni che girano sul web, quindi informative ma anche interattive a vario livello. Ripeto, webcam, audio, manipolazione del video e quant'altro. Quindi è proprio anche un approccio diverso in generale. E come vi dicevo, HTML5 è uno standard in evoluzione ed è addirittura una famiglia di standard. Allora, vedete in questo grafico che rappresenta uno stato dell'arte di HTML5. Vedete che ci sono alcune cose che sono tuttora standardizzate da W3C, queste parti in blu. Per esempio, il parser di HTML5, le funzionalità audio-video. Queste sono standard e quindi sono implementate praticamente da tutti i browser. Poi ci sono una serie di funzionalità definite da questo secondo gruppo, la WOTWG, questo secondo gruppo insieme alla W3C, che definisce per esempio il canvas, un canvas, quindi un'area della pagina web in cui è possibile disegnare liberamente, quindi di nuovo interattività, uno web storage, quindi un qualcosa che è possibile, uno storage all'interno del browser, il socket web, quindi di nuovo, se sapete cos'è un socket a livello di C++, questo è la stessa idea di socket, ma portata all'interno del browser, portata all'interno del web.
Quindi non usare HTTP, ma usare un protocollo diverso. Eventi generati da server, quindi sfruttare il web per avere dei server che generano eventi che poi altri server o dei client o delle applicazioni possano intercettare in qualche modo, di nuovo non usando HTTP. E poi ci sono tutta una serie di funzionalità, queste in gialle, di uso comune. Più andiamo oltre, più ci spostiamo verso le cose in un certo senso sperimentali, in un certo senso non totalmente supportate. Le API audio, la geolocalizzazione nel browser, quindi l'avere le coordinate GPS dalla cella del telefono, dalla cella o dalla localizzazione Wi-Fi, come fa Google Maps per dire direttamente in una pagina web, delle API per accedere al file system, delle API per accedere alle funzionalità proprie dei dispositivi, quindi di nuovo la webcam e così via, WebGL, che è definito da altri gruppi di lavoro per la grafica nel web, per far girare in un certo senso videogiochi o animazioni 3D, anche pesanti in un certo senso nel web. E poi ovviamente tutta una serie di altre cose e di altre tecnologie che hanno una relazione stretta, tra cui ECMAScript, quindi JavaScript 6 e successivo, librerie, Node.js, tutta una serie di informazioni relative a CSS3, come le media query, eccetera. Quindi tutto questo è una grossa famiglia di standard che ovviamente è in evoluzione, questo fronte d'onda è un fronte d'onda che si espande e aggiunge ogni cosa, aggiunge varie cose, man mano che passa il tempo. E alcune delle cose che vengono aggiunte, rimangono, poi diventano standard, diventano appunto supportate come fossero elementi core. E gli eventi touch, per esempio, sono molto ben supportati attualmente, così come le device API, anche se magari non sono ancora del tutto standard. Quindi questo fronte d'onda si continua a muovere e continua ad aggiungere nuovi elementi, o nuovi elementi vengono aggiunti nel common use, alcuni elementi poi spariscono perché magari sono state brutte sperimentazioni oppure non hanno funzionato come dovevano, altre cose vengono aggiunte, altre cose rimangono standard, altre cose rimangono per più tempo in una fase di bozze e così via. Quindi, oltre a definire HTML qui in questa parte più stretta, diciamo, il linguaggio di markup, esiste poi anche in parte in questa parte verde, diciamo, esistono poi tutta una serie di funzionalità che fanno parte di questa famiglia. E dato che questo è uno standard in evoluzione, mentre per alcune cose di HTML5, di alcune funzionalità, soprattutto di HTML5, è ovviamente il supporto è totale e completo, per altre cose non è detto che ci sia un supporto completo. E quindi questi siti come questo sono molto molto utili per capire a quale livello i browser sono per l'implementazione di tutte o alcune delle funzionalità di HTML5. Quindi, navigando questo sito, è possibile vedere le varie funzionalità di HTML5 e lo stato di evoluzione all'interno dei browser. Per esempio, questo mostra che il drag and drop, quindi è una possibilità di avere il drag and drop all'interno di un sito web per prendere un oggetto e metterlo da un'altra parte, quindi di nuovo interattività, ha praticamente un supporto totale sui browser, diciamo, moderni desktop, quindi Edge lo supporta dalla versione 80, Firefox lo supporta Edge lo supporta pienamente dalla versione 18 in realtà, in poi, Firefox pure, Chrome dalla versione 4 in poi, Safari dalla versione 3, Internet Explorer versione 11, 10, 6 e 9 hanno un supporto limitato, vedete che non è un verde ben pieno. Opera lo supporta dalla versione 12 fino alla versione 11.5, non supportava totalmente questa tecnologia e questa è abbastanza, diciamo, vecchia, consolidata come standard, non dico che sia del 2014, ma probabilmente del 2015-2016. Safari su mobile, quando è stato fatto questo screenshot almeno, non supportava il drag and drop. Quindi, mentre per il mondo desktop c'è un pieno supporto, per il mondo mobile il supporto è più vario. Quindi, su iOS non è possibile avere il drag and drop all'interno di una pagina web, perché al momento non è supportato.
Su Android, per esempio Chrome lo supporta, ma solo dalla versione 80, quindi versioni precedenti con una nota. Vedete che c'è questo 4, vuol dire che lo supporta, ma avrà alcune particolarità. Opera Mobile dalla versione 40, dalla versione 12.1, il browser di Android solo dalla versione 80, le versioni precedenti no. Firefox per Android, questi UC browser, Samsung Internet, eccetera, non lo supportano nemmeno. Quindi questo drag and drop è supportato senza problemi nel mondo desktop, non tanto nel mondo mobile. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che oltre ad essere in evoluzione, questa cosa può cambiare, ma è una cosa da tenere in considerazione quando voi realizzate un sito web o realizzate un'applicazione web. Se volete avere un drag and drop, dovete sapere che se avete bisogno di avere un drag and drop, se scegliete di avere un drag and drop sul vostro sito, dovete sapere che sul mondo desktop non avete problemi, se non per versioni molto molto vecchie, diciamo, dei de browser, mentre nel mondo desktop, nel mondo mobile, praticamente non funziona, praticamente non è utilizzabile se non per alcune versioni per alcuni browser in Android. Quindi dovete pensare a un'alternativa per il mondo mobile, se il vostro sito deve funzionare anche sul mondo, appunto, sugli smartphone, sui tablet, dovete pensare a un'alternativa per i tablet, per gli smartphone, al posto del drag and drop. Mentre sul desktop potete tranquillamente utilizzarlo, sul mobile dovete in un certo senso nascondere, cancellare quella funzionalità, perché non è supportata. Ovviamente il drag and drop avrà delle componenti di HTML5 come linguaggio di markup e delle componenti di JavaScript correlate per effettuare la necessaria interazione al lato client, nel client, nel browser, però di nuovo fa parte di questa famiglia di standard di HTML5. Ok, adesso ci concentriamo su un documento base di HTML, quindi lasciamo stare un attimino tutte queste aggiunte e andiamo alla base, cioè come si scrive, come è fatto un file HTML, come si scrive un file HTML minimo e come appunto come è fatto e come funziona in un browser. Io adesso, come vi dicevo, provo a lasciare le slide da parte, seguo lo stesso concetto logico per cui vi potete ritrovare, però lo facciamo tramite un esempio. Allora, un file HTML, come vi ho detto quando vi ho detto di creare questo file, è un file di testo. È un file di testo scritto in Unicode, quindi di nuovo con tutta una serie di caratteri accettati. È un file basato su tag che si aprono e si chiudono con il segno di minore e poi il segno di maggiore. Quindi qui dentro scriveremo qualcosa e questo qualcosa sarà un tag aperto. Ora, questo qualcosa non è un qualcosa che decidiamo noi, tipo JJJ, ma ci sono alcuni tag predefiniti. Allora, il primo tag che è obbligatorio ed è quello che fa partire, che comunica in un certo senso al browser che il nostro file è un file HTML, si chiama doctype, si scrive in questo modo col punto di esclamativo all'inizio, quindi punto esclamativo doctype HTML. Questo dice al browser, occhio che è un tag, diciamo, speciale, che viene solo aperto, che viene solo inserito così, un po' come il nostro use strict in JavaScript, quindi un'informazione che si mette all'inizio e che poi vale per tutto il resto del file. E questo doctype dice al browser essenzialmente, è una dichiarazione che dice al browser in forma pseudo tag, con questo punto esclamativo, appunto punto esclamativo davanti, dice al browser occhio che tutto quello che seguirà sarà un file HTML. E a quel punto iniziamo a scrivere il vero file HTML. Il file HTML è un albero di elementi inseriti uno dentro l'altro, quindi una serie di tag che vengono inseriti uno dentro l'altro. Il tag principale si chiama HTML. Allora, notate cosa fa Visual Studio Code quando io inserisco un tag, lui inserisce anche il tag di chiusura. Quindi questo dice tutto quello che c'è qui dentro è il mio file HTML. Quello che devi leggere, quello che il browser deve leggere, deve considerare. Quindi questa è l'apertura di un tag, questa è la chiusura di un tag con anche il backslash. Quindi lo stesso nome, HTML, apre e lo stesso nome con lo slash chiude. In genere i tag si indentano per leggibilità, di nuovo, non è richiesto, diciamo,
essenzialmente per leggibilità, e questo è appunto l'elemento di root, l'elemento che fa partire questo albero di tag concatenati che contiene l'intero file. All'interno di questi due tag ci sono due parti. Una si chiama head ed è rappresentata dal tag corrispondente, e l'altro si chiama body. E di nuovo sono rappresentati dall'apertura e dalla chiusura del tag. Head contiene tutte le informazioni, diciamo, non visibili nel browser, come il titolo, quello che appare qui, dei metadati, non so, la viewport, le parole chiave della pagina, chi è l'autore della pagina, il caricamento di CSS e quant'altro. Quindi tutte informazioni che non sono visibili, non sono informazioni testuali. Per esempio, appunto, il titolo che si scrive col tag title, di nuovo aperto e chiuso, e questo potremmo chiamarlo esempio. E poi si possono mettere altre cose, no? Quindi qui si potrebbe mettere qualcos'altro tipo meta per i metadati e scrivere il metadato corrispondente, eccetera. E il body invece è appunto la parte che mostra il contenuto effettivo della pagina. E nel contenuto effettivo della pagina ci sono ovviamente altri tag che rappresentano semanticamente che cosa vogliamo indicare. Per esempio, c'è il tag H1. Il tag H1 indica un header di primo livello. In HTML ci sono header fino a 6 livelli, dove l'H1 è pensato come header principale, quindi quello più grosso di tutti, l'H6 è quello più piccolo di tutti. Sono header, sono intestazioni. E quindi il nostro header qui potrebbe chiamarsi titolo di esempio, oppure pagina di esempio. Allora, questo questo è un tag, abbiamo detto, questo è il testo interno al tag, e i tag possono poi avere degli attributi. Per esempio, in questo caso, per esempio, HTML può avere l'attributo lang, che definisce qual è il linguaggio della pagina. Per esempio, potremmo mettere it. Quindi questo è un attributo, vedete come si scrive? Si scrive all'interno del tag di apertura come nome dell'attributo uguale, aperte virgolette, il contenuto di quell'attributo, e questo contenuto ovviamente cambia in base a qual è questo attributo, no? Quindi Visual Studio Code vi dà anche dei suggerimenti, per esempio help, lang definisce il linguaggio di un elemento. Quindi noi stiamo dicendo HTML, tutto quello che c'è qui dentro, quindi questo elemento ha come linguaggio l'italiano. Quindi, dato che questo elemento contiene tutto, tutto al suo interno è previsto che abbia il linguaggio italiano. Quindi eredita in un certo senso questa informazione. Potremmo mettere, ecco, un altro elemento di HTML è P, che sta per paragraph, quindi un paragrafo di testo, che contiene al suo interno appunto del testo. Quindi potremmo mettere questo è un paragrafo di esempio, punto. Possiamo scrivere a questo punto qualcosa. E un altro elemento possiamo inserire all'interno di questo tag è, per esempio, il tag A, che sta per ancora. Sta per ancora e serve per rappresentare i link sia all'interno della pagina sia ad altre pagine web. Ha ovviamente degli attributi, ha un attributo che è obbligatorio, che è href, che contiene un URL o un puntatore al fragmento di pagina a cui questo link punta. Quindi questo crea un link con testo, paragrafo, ad esempio, e cliccando su questo link raggiungeremo la pagina demo.html che in questo momento non esiste. Quindi questo è di nuovo un attributo, vedete che si scrive nello stesso modo, attributo uguale aperte virgolette. Ora, se noi salviamo questo e aggiorniamo la pagina nel browser,
vedete che questa parte di HTML viene codificata, viene parsificata da browser in questo modo. E allora il browser, ora noi non abbiamo specificato a browser che questo H1 deve essere maiuscolo, grassetto, più grosso del testo. Perché il browser, ed è giusto così in un certo senso, perché l'HTML specifica la semantica, quindi questo è un header di primo livello. Se noi lo trasformiamo in un header di secondo livello, e salviamo e aggiorniamo, vedete che questa scritta diventa più piccola. Allora, il browser, quando nessuno specifica lo stile della pagina, applica uno stile di default, per cercare di dare significato ad alcuni, un significato estetico, un significato grafico, ad alcuni di questi tag. Quindi, per esempio, applica agli H1 un certo font, una certa grandezza. Applica a P un certo spazio prima e dopo, prima e dopo il testo quello che viene prima, quello che viene dopo. Applica a tutti i link il colore blu e una riga di sottolineatura. Quindi questi sono i comportamenti default che il browser implementa, che ovviamente si possono cambiare in CSS, che sarà l'oggetto della prossima lezione. Quindi, ripetendo, ci sono alcuni tag obbligatori, quindi questo è obbligatorio, head sono in un certo senso obbligatori, body sono tag obbligatori, e poi all'interno di body e all'interno di head ci possono essere più o meno dei tag in base a quello che ci interessa rappresentare. Notate che il tag title, come vi dicevo, tutto quello che in head non compare nella pagina, e questo tag title infatti è quello che è comparso qui come titolo della nostra pagina invece di index.html. In HTML esistono anche commenti che sono scritti così. Quindi minore, punto esclamativo, meno meno, e poi meno meno, maggiore. E quindi questo è un commento. Commento che non viene ovviamente visualizzato, sia se noi lo mettessimo, nel body, sia se noi lo mettessimo, nell'head, perché appunto sono commenti esattamente come dei linguaggi di programmazione che conoscete, quindi non vengono parsificati. Vengono parsificati ma non visualizzati. Questa pagina HTML, che è molto simile a quella che abbiamo scritto, dal browser viene poi parsificata in un albero. Vi dicevo che un documento HTML è un albero di elementi innestati uno dentro l'altro. E allora, quando il browser lo parsifica trasformandolo anche in questo albero, in cui vedete che dentro HTML, il tag iniziale, c'è tutto praticamente. Dentro head ci sono solo le cose che riguardano head, e dentro body ci sono solo le cose che riguardano body. Questa parsificazione ad albero è quella che a noi viene molto, molto comoda, che noi poi utilizzeremo per poi manipolare il DOM, che vi ho accennato nella lezione sull'architettura web. Come vi dicevo, HTML 5 in particolare usa questi elementi per definire il significato, la semantica di una porzione del documento. Questo è un titolo di primo livello, che è diverso ed è più grosso di un paragrafo. Questo è un link, quindi un qualcosa che bisogna linkare, che porterà da qualche altra parte. Il significato poi appunto viene renderizzato in maniera grafica secondo lo stile che verrà applicato a questa pagina. In questa pagina, come vi dicevo, non c'è uno stile esplicito, quindi si usa quella di default del browser, ma col CSS si può dare lo stile. E questo stile si dà col CSS, non è compito dell'HTML definire come le cose appaiono. Il compito dell'HTML è dire qual è il significato di quelle cose che appaiono nella pagina. Ogni elemento però nell'HTML ha un valore di visualizzazione, ha un significato di visualizzazione specifico. In particolare ce ne sono due, uno che si chiama display block e l'altro che si chiama display inline. I display block sono appunto blocchi
elementi, quindi che occupano un intero blocco, un'intera area, che iniziano sempre una nuova riga, quindi un elemento HTML di tipo display block, se noi lo mettiamo qui, occuperà tutto questo spazio, quando metteremo un secondo elemento display block andrà sotto, non andrà a fianco, anche se è più corto, facciamo finta di avere un display block grosso così e un altro display block grosso così, non andrà a fianco, andrà sotto, inizierà sempre una nuova linea, in un ordine dall'alto al basso, quindi top down. Un esempio di blocco è per esempio questo H1. H1 è un elemento che ha come display type block. Quindi dopo H1, qualunque cosa voi mettiate dopo H1, anche se non andate a capo nell'HTML, e solo per estetica, per leggere meglio, e questo verrà messo immediatamente sotto come capita per il P. Altri elementi hanno invece questo display inline, cioè sono elementi che non sono tag che non iniziano una nuova riga, occupano solo lo spazio necessario e vengono scritti da sinistra a destra. A è un tag inline, perché vedete, non va a capo, non inizia una nuova porzione, ma si innesta tranquillamente in linea da sinistra a destra all'interno del blocco che lo contiene. Quindi due tipi di blocchi, il display block che hanno una piena larghezza e iniziano sempre su una nuova riga e sono orientati dall'alto al basso, e i display inline che invece non iniziano una nuova riga ma vengono renderizzati laddove vengono specificati, tipicamente da sinistra a destra e occupando solo lo spazio che gli serve. Ci sono poi varie categorie di elementi HTML. Noi abbiamo visto alcune, abbiamo visto alcune che riguardano l'heading, tipo H1, ma ce ne sono altre che riguardano il phrasing, quindi il testo del documento, così come, quello che ci può essere all'interno del paragrafo, tipo il link A. E sono tutti in un certo senso innestati in questo flow che è un contenuto che racchiude la maggior parte degli elementi. Quindi ci sono degli elementi di phrasing che definiscono appunto il testo del documento e tutto quello che viene inserito all'interno del testo del documento. Ci sono elementi interattivi in parte che si possono utilizzare nel phrasing, in parte indipendentemente. Ci sono dei componenti metadata, quel tag meta che vi ho accennato prima, per esempio, che sono appunto anche usabili fuori dal flow, quindi fuori dal contenuto, anche nel LED. Ci sono elementi di sezione che definiscono delle sezioni specifiche nel sito, per esempio l'header, quindi la barra, magari una barra in alto di intestazione, il footer, uno spazio in basso di intestazione, una colonna laterale. Quindi definiscono quali sono le sezioni principali della pagina HTML, e poi ci sono quelli di heading che definiscono appunto gli header di questa sezione. Quali sono questi blocchi? Ce ne sono appunto parecchi. Gli heading di sezione, i blocchi di sezione, che sono di tipo block, sono essenzialmente questi quattro: article, aside, nav e section. Article rappresenta una sezione del documento, di tipo un articolo, diciamo, del documento che è completo, quantomeno autocontenuto, che può essere, diciamo, preso e portato in un'altra pagina tutto interamente senza perdere il significato di quello che è scritto al suo interno. Quindi non è un paragrafo, ma è una collezione, per esempio, di paragrafi, di immagini, di quant'altro, che è autocontenuta. Section è invece una sezione generica, di un documento. Quindi tutto quello che sto mettendo all'interno di questa sezione non è un articolo, non è una side, non è un nav, è comunque una sezione, un qualcosa che logicamente dovrebbe stare insieme, ha un'affinità tra di loro, di nuovo ha un significato per cui sta insieme. Nav è una sezione della pagina che collega ad altre pagine, quindi serve da navigazione, quindi un blocco o un insieme di blocchi che appunto implementano e realizzano la navigazione della pagina,
aside è una sezione della pagina che consiste di elementi che sono relativi magari ad altre parti, e quindi per esempio una sidebar laterale con della navigazione o una sidebar laterale con delle informazioni aggiuntive rispetto al contenuto principale. E queste sono per la sezione, quindi per dividere logicamente una pagina HTML in varie parti. E poi ci sono dei contenuti di heading, di intestazione, da 1 a 6, come vi dicevo, 1 l'abbiamo già visto. E poi c'è hgroup, che è un gruppo diciamo, è un gruppo di questi. Se servisse a raggruppare gli heading, si possono raggruppare in questo hgroup. Quindi se noi volessimo mettere H1 e H3, che sono logicamente però come tipo titolo e sottotitolo, sono logicamente correlati, si potrebbero riunire in un H-group. E dopodiché ce ne sono altri, ce ne sono altri che sono qui riassunti, per esempio c'è header per appunto l'intestazione in alto per una parte iniziale di un sito, c'è footer per la parte in basso che contiene il copyright e queste cose qui, e poi c'è p che abbiamo visto già come paragrafo di testo, hr che è una riga orizzontale, ol che è una lista di elementi ordinata, al cui interno vanno inseriti elementi di tipo li, ul che è una lista di elementi non ordinata, sempre rappresentata da elementi li, una figure, una sezione, un elemento di sezione di nuovo che può essere utilizzato per contenere illustrazioni, diagrammi, immagini, eccetera, e quindi può includere dei tag di tipo IMG o di tipo video o quant'altro. Main, che è un elemento di sezione che rappresenta la sezione principale del documento, e div, che è un elemento generico che non ha un significato speciale e può essere utilizzato per contenere elementi e dargli magari uno stile univoco e uniforme a questi elementi. E questi sono tutti elementi sempre di tipo block, non andiamo a leggerli tutti, sono in questa slide, sono praticamente quasi tutti quelli che esistono. Giusto per farvi un esempio, qui dentro potremmo per esempio mettere un elenco non ordinato, e quindi dire questo è primo, quindi un UL con dentro tanti LI, questo è secondo, e questo è terzo. Allora, se aggiorniamo, vedete che qui compare un elenco puntato. Se noi invece di UL scriviamo OL, ovviamente andiamo a modificare anche il tag di chiusura, quindi una lista ordinata, abbiamo un elenco invece ordinato, 1, 2, 3. L'indentazione che in questo caso appare è di nuovo presa dallo stile che il browser applica agli elementi di tipo lista. Quindi sia AOL sia UL. Come vi dicevo, ci sono elementi che sono inline, non a blocco. Qui c'è una carrellata di praticamente la maggior parte degli elementi inline. Uno l'abbiamo già visto, A, il link, che ha quell'attributo href. Ce ne sono altri, per esempio B e I servono per mettere il testo in grassetto o in corsivo. Quindi, per esempio, se noi volessimo mettere questo, potremmo scrivere questo è grassetto, questo è corsivo. Quindi noi potremmo mettere B davanti a grassetto, racchiudere il testo interno del tag B e questo racchiuderlo dentro I. E salvando e aggiornando la pagina, vediamo che appunto la prima parola è diventata grassetto, questa è diventata corsivo. Ovviamente questi tag, che sono tag inline, si possono anche innestare tra di loro, quindi mettere un B che ha al suo interno un I e poi chiudere i tag in maniera corrispondente. Quindi BI, testo da mettere sia in grassetto che in corsivo, e poi prima la I chiudiamo perché è quello più interno e poi la B perché è quello più esterno. Vedete che è diventato un corsivo grassettato. B e I
hanno un significato semantico preciso, che è quello di dire voglio renderizzare il testo come grassetto e come corsivo. Quindi non è tanto un significato di, è quasi più un significato di come appaiono rispetto a come alla loro relativa importanza. C'è altri due tag che sono strong e em, che tipicamente renderizzano il grassetto e il corsivo, ma hanno un significato diverso. Hanno un significato che dice questo, che il testo che è contenuto dentro strong è un testo che è più importante del resto. Allora, tipicamente i browser e il CSS renderizzano strong come B, quindi in bold, ma in realtà ha un significato semantico diverso. E per dire questo è più importante, più forte come informazione. Poi, ripeto, spesso vengono renderizzati allo stesso modo, sia B che strong, sia EM che I, ma strong e EM hanno un significato semantico levemente diverso rispetto a B e strong. Se volete vedere, qui possiamo per esempio rimpiazzarlo con strong e qui pure, ovviamente, e la stessa cosa per EM. Che appunto, mentre strong rappresenta l'importanza maggiore, M rappresenta un qualcosa che deve avere una enfasi maggiore. Di nuovo, tipicamente, vedete, aggiorniamo, non cambia niente, perché vengono rappresentati come B e M, però hanno un significato semantico diverso. Potrebbero essere, per esempio, in un certo stile, lo strong essere rappresentato in un altro colore, perché è un'informazione più forte, più importante. Rispetto a magari solo un semplice grassetto. E un altro tag, altri due tag importanti sono utilizzati, spesso utilizzati, molto comuni, poi ce ne sono tantissimi altri, no? Come code, che serve appunto per raggruppare delle porzioni di codice all'interno di un sito, quindi farle in un certo senso con l'idea che poi appaiano come apparirebbero scritti con la macchina da scrivere, quindi come codice, quindi non come testo normale. E altri due tag che sono molto, molto utilizzati sono IMG. Per appunto inserire delle immagini nel testo e span, che è un contenitore un po' come div, è un contenitore per mettere varie cose, per dare uno stile tipicamente a cose che sono raggruppate, ma inline invece che block. E img, se uno avesse un'immagine, che io adesso non ho, e si scrive col tag img, e poi src. Che è l'indirizzo dell'immagine, facciamo finta di avere un'immagine che si chiama immagine.jpg nella stessa cartella, cosa che non c'è, ed è un tag che si può chiudere così, non è necessario chiuderlo, vedete, Visual Studio Code non me l'ha autocompletato come gli altri, si può chiudere in questa maniera abbreviata. E se noi salviamo e lo visualizziamo, ovviamente, dato che non c'è l'immagine, Chrome mi fa vedere questo simbolo, che è un simbolo appunto, che qui dovrebbe esserci un'immagine, ma non trova l'immagine. Su disco. È importante per l'A e per l'MG utilizzare altri due attributi. Per la A è importante utilizzare l'attributo title, che indica qual è il titolo atteso di questo link. Per esempio, uno potrebbe dire che questo è il link pagina di demo, quindi qual è il titolo di questo demo HTML, e qui mettere un alt. Quindi qual è il testo alternativo nel caso in cui questa immagine non sia visualizzabile? Quindi il testo alternativo potrebbe essere immagine di prova. Allora vedete che, per esempio, se per questo non cambia molto, se non che appoggiandoci il mouse mi compare un tooltip con esattamente lo stesso testo che avevo dentro title, in questo caso, dato che l'immagine non è disponibile o non è visualizzabile per qualunque motivo, in questo caso non è disponibile, ma immaginiamo che esista ma non sia visualizzabile per qualunque motivo, mi compare un testo alternativo che mi racconta che cosa c'è nell'immagine. Quindi questi due attributi, alt per img e title per href, sono attributi fondamentali sempre da riportare per tutte le immagini e per tutti i link, perché aiutano, per esempio, aiutano le persone a meglio capire cosa succede nel sito in caso di problemi, come nel caso di immagine, e sono utilizzati, per esempio, dalle persone con disabilità, per esempio dei ciechi, che non possono ovviamente vedere un'immagine, per comunque avere un senso di quello che capita nel vostro sito, di quello che volete comunicare. Dopodiché ci sono anche elementi interattivi che sono sempre inline,
che sono appunto pensati, specificamente pensati per l'interazione utente, come vabbè, A perché è un link, ci può cliccare, button per rappresentare un bottone, input per rappresentare una casella appunto di input, text area per rappresentare una casella di testo da cui inserire più ampia rispetto a input, e così via, audio per l'audio, video per embeddare dei file video e quant'altro. Ci sono poi anche la possibilità di scrivere tabelle, che è un container che si chiama appunto table, e che è composto da vari sottogruppi. Table ha al suo interno un t-head, un t-body e un t-foot, che non sono obbligatori, ma almeno uno deve esserci. T-head raggruppa l'header, l'intestazione della tabella, quindi in questo caso nome, massa, diametro, eccetera. Il body raccoglie il corpo della tabella e il tfoot raccoglie le eventuali righe di sommario che potrebbero esserci in fondo alla tabella. All'interno di questi t-head e t-body ci sono poi tr, td e th, quindi delle righe della tabella dove se ci sono le celle mettiamo al loro interno dei td, che sono le singole celle, quindi mercury 03, 4,8, eccetera. E TH invece sono sempre celle, ma per l'heading, quindi nome, massa, eccetera. In aggiunta, le tabelle possono avere un tag caption che indica diciamo, il titoletto, qual è la caption della tabella, in questo caso data, about the planets e così via. E ci sono poi un altro tag che definiscono le colonne e gruppi di colonne, che sono in realtà abbastanza raramente usati, tipicamente si ragiona per righe e per celle, quindi con TD, TR e con TD per rappresentare la tabella, ma si possono anche ragionare a livello di colonna, magari per fare cose tipo questa. E row span e col span, che sono attributi per creare invece griglie più complesse, quindi per esempio per fare queste cose qui, in cui questa è una riga, ma compresa di quattro righe, quindi che ha uno span di quattro righe, vedete, oppure questa riga, questa cella, che di nuovo ha uno span di quattro righe, ma qui c'è un'altra colonna, quindi questo ha uno span di quattro righe, ma anche uno span di due colonne. Questo ha uno span di due colonne, una riga sola, questo ha uno span di quattro righe, due colonne, questo ha uno span di quattro righe, e basta, una colonna, questo è uno span di due righe, questo è uno span di due righe, e questo di nuovo ha uno span di una riga sola, ma su due colonne. Quindi servono per creare attributi di tabelle più complesse. Le tabelle sono molto utili per rappresentare dati tabulari e gli sviluppatori web sono tipicamente portati a utilizzare tabelle per rappresentare anche cose che non sono tabelle e diciamo non è una pratica così buona l'utilizzare tabelle per tutto. Ovviamente usare una tabella aiuta ad avere per esempio una disposizione a griglia molto molto precisa, molto molto fissa, quindi può essere comodo, ma io vi incoraggio a utilizzare tabelle solo laddove ci siano dei dati di tipo tabulare e non per ogni cosa per dare un layout a quello che potrebbe assomigliare a una tabella, perché non è il loro scopo, perché una tabella sono tipicamente molto molto rigide come strutture, quindi non sono molto adatte per certe operazioni responsive, quindi per portare per esempio da desktop a mobile, e così via, perché sono pensate per essere tabelle di testo, con delle colonne e delle celle, non tanto per contenere dati o contenuto interattivo. Come vi dicevo, gli elementi hanno degli attributi che dipendono dal singolo elemento, per esempio HF si applica ad A, SRC si applica a Image, non puoi applicare SRC ad A, per esempio, e ci sono anche invece degli attributi che sono comuni, che sono attributi chiavi e possono essere applicati a tutti gli elementi. E questi elementi sono tipicamente legati poi allo stile che si va a dare a questa, ai vari elementi. Quindi uno si chiama class. Scritto sempre nello stesso modo, nome dell'attributo uguale aperte virgolette. Class, qualcosa, scritto in questo modo, è una lista di elementi, di classi, diciamo, di identificatori di classi CSS, che vedremo nella prossima lezione, e rappresentano le classi appunto a cui questo elemento, l'elemento body e tutti i suoi figli si applicano. E sono ampiamente utilizzati queste classi sia in CSS che in JavaScript per dare o interattività o stile
ha un tag, ha un blocco e ha il suo contenuto. Quindi questa classe, per esempio, noi qui potremmo avere una classe che si chiama giallo, oppure sfondo giallo. Allora, in CSS avremo una classe che dice che avremo delle definizioni, delle regole, che dice che sfondo giallo vuol dire impostare a body uno sfondo giallo. E quindi usando questa classe sfondo giallo, noi applichiamo a body l'intero sfondo giallo. E la peculiarità delle classi è che noi possiamo riutilizzarle. Quindi se noi per esempio volessimo H1 con uno sfondo giallo e UL con uno sfondo giallo, possiamo fare così. Quindi richiamare la stessa classe, CSS in questo caso, che abbiamo detto che rappresenterà uno sfondo giallo, e ha due blocchi, quindi H1 avrà uno sfondo giallo, UL avrà uno sfondo giallo, questo P non avrà uno sfondo giallo. Ora, se noi salviamo e aggiorniamo, vedete che non cambia niente perché ovviamente questa classe non è definita da nessuna parte. Quindi il browser la legge e la ignora perché non sa che cosa farsene. Un altro elemento chiave che si può usare dappertutto, io in questo caso lo uso qui, è invece ID. Rappresenta di nuovo un attributo che viene tipicamente utilizzato in CSS e in JavaScript, ma rappresenta un identificatore univoco all'interno della pagina. Quindi noi stiamo dicendo questo attributo, questa parola unique, o questo unico, diciamo in italiano, è un qualcosa che in CSS avrà uno stile, magari, non so, il testo rosso, per dire, ma che in questa pagina esiste solo e unicamente per questo P. Solo questo P avrà questo ID che si chiama unico. Dato che un ID, un identificatore univoco, è vietato avere più ID nella stessa pagina. O meglio, voi potete metterli, ma il browser prende solo il primo e ignora tutti i secondi, tutti quelli che vengono dopo. Questo appunto può essere utile in CSS per dire che solo una specifica proprietà deve avere un certo stile, il testo rosso, vogliamo solo P nel testo rosso, non vogliamo averlo anche per l'altro testo, o delle proprietà per l'immagine, o in JavaScript per fare delle operazioni solo e esclusivamente su un elemento specifico, o su più elementi specifici, l'importante è che abbiano ID diversi. Un altro elemento da non usare, però è giusto che dirvi che esiste, si chiama style. Style dà uno stile all'elemento H1, in questo caso, e contiene un frammento di CSS. Contiene un qualcosa che è CSS, quindi questo style non accetta delle parole come, a caso, come classe ID, ma vuole delle regole CSS. Quindi applica un insieme di dichiarazioni in linea a questo H1. Quindi, per esempio, background color yellow. Quello che fa questo sfondo giallo, dovrebbe fare questo sfondo giallo. Impostare il colore di background a giallo. Questo è CSS, è una regola CSS che si può inserire in questo style. Questo è da non usare il più possibile. Adesso ve l'ho fatto vedere come esempio, ve l'ho fatto vedere per capire. Lo stile lo si dà sempre attraverso o le classi o attraverso gli ID. Non lo si dà mai con lo stile in linea. Perché? Perché è un pasticcio mantenere lo stile in linea, perché mischia in HTML, perché ovviamente se voi a un certo punto decidete di avere un'altra cosa che è giallo, dovete copiare e incollare questo stile qui e poi se cambiate idea dovete modificarlo in tutti i posti cui ho inserito e in più viola in un certo senso il fatto che HTML deve contenere la struttura semantica della pagina e non come appare. Questo come appare è compito del CSS che vedremo appunto la prossima lezione e quindi va definito con classi e con ID. Usarlo si può usare, ovviamente è lecito, si può usare per fare prove veloci, per esempio, in questo caso, per vedere l'effetto di un certo stile, ma non va poi mantenuto su un sito o su una pagina web, diciamo, pronta, consegnata, perché è una cattiva pratica, rovina di nuovo, viola la filosofia, diciamo, di HTML, di avere una struttura
qui e lo stile da un'altra parte, nel CSS. Ed è anche difficile poi da mantenere, da capire i problemi, da capire la relazione tra questo style e le classi UDD che sono eventualmente applicate e così via. E, come vi dicevo, ci sono due elementi che sono wildcard, il div e lo span. Il div è questo elemento container che non ha una semantica predefinita, ha un layout di default invisibile ed è usato appunto per raggruppare blocchi o gruppi di blocco a cui vengono poi applicate delle classi specifiche. Span è, diciamo, il cugino di div, ma la versione inline invece che la versione blocco. Cosa cambia tra questi elementi opachi oppure utilizzare la semantica? Cambia che noi stiamo dicendo, vedete, al browser. Stiamo dando appunto un significato, stiamo dicendo che questo è un article, che è un header, una section, un footer, questa è una barra laterale, questo è un footer. In questo caso invece andiamo, se ci servisse aggiungere del significato particolare, andiamo, usando per esempio div, a specificare i comportamenti attraverso le classi o degli id. Ma visto che ci sono già questi tag, utilizziamoli così anche il browser riesce a capire meglio qual è la semantica con cui noi vogliamo utilizzarli. Da notare che però il default rendering di section, di article, di aside, eccetera, è comunque lo stesso di div. Quindi comunque ci vogliono poi delle regole CSS fatte da voi o predefinite per mostrare la differenza eventualmente tra un div, che ha un layout invisibile, e article, che invece rappresenta, okay, magari aside, che invece rappresenta una barra. Giusto per finire l'esempio, proviamo a impostare per esempio questo nell'header, quindi mettiamogli un po' di semantica. Header, il titolo lo mettiamo nell'header per esempio, quindi qui così, e indentiamolo perché l'abbiamo concatenato. Qui possiamo mettere una per esempio aside, quindi una barra laterale sinistra, in cui poi andremo a mettere qualcosa, ipoteticamente, quindi questa è una barra laterale sinistra nella nostra mente, e qui questo, per esempio, è il main, quindi il contenuto principale della nostra pagina, che contiene anche l'immagine, contiene tutto. Quindi adesso indentiamo. E poi, per finire, se volessimo, potremmo avere un footer. Quindi con scritto, non so, copyright UPO 2020. Allora, se noi aggiorniamo, vedete che main, header, aside hanno lo stesso visualizzazione di default di prima, cioè niente, è totalmente invisibile. Come prima che di averli messi, ma abbiamo aggiunto un significato semantico, quindi potremmo dire che footer ha una certa layout e quindi viene visualizzato in un certo modo specifico. Le slide poi contengono anche questo flowchart per dare un'idea di quando usare che cosa. Quindi, per esempio, è un blocco di navigazione. Ok, devo mettere un blocco di navigazione? Sì, allora uso nav. Ha senso, non è un blocco di navigazione, ha senso ed è un gruppo che ha senso da solo, sì, un article, e mi fa anche degli esempi di cosa possono essere gli article. È richiesto per capire il contenuto principale della pagina? No, allora si può usare aside, dove si possono mettere le pubblicità, le footnote, i glossari, la navigazione laterale e così via. E così via, quindi fino ad arrivare al caso generico in cui dice ha della semantica, ha un significato profondo, sì, allora utilizzi, ha un significato una pagina, allora sì, usa P, usa address per indicare un indirizzo di strada, per esempio, usa block quote, usa pre, eccetera, oppure no, non ha nessuna semantica, non è nessuno di questi, allora mettilo dentro un div che è appunto il contenitore generico di block type per tutto. Ora, nel prossimo video vi mostrerò come utilizzare l'inspector, le varie funzionalità, ma proviamo ad aprirlo un attimo qui. Vedete che l'inspector mi mostra in effetti
questa struttura a, diciamo, a blocchi contenuti nei blocchi chiamo di albero, albero di blocchi innestati. Per cui abbiamo, per esempio, body, fatemelo mettere qua, body, che è dentro a header, dentro a side, dentro a main. E vedete che man mano che io seleziono questi elementi, la corrispondente parte della pagina mi viene evidenziata per dire ok, questo header in realtà è tutto quello che contiene lì. Dentro questa side non c'è niente, vedete che ha 0 pixel. Vedete che è scritto lì, che è scritto a destra che ha 0 pixel di larghezza, perché giustamente non c'è niente al suo interno. Main invece ha questi tre elementi. È possibile quindi selezionarli ed è possibile anche, per esempio, andare a modificarli. Potremmo, per esempio, modificarli a livello del browser, non a livello del file. Quindi, se volessimo, per esempio, provare cosa succede a cambiare il testo invece qui mettere solo esempio, vedete che qui viene cambiato di conseguenza, ma appena, non ovviamente nel file, e appena aggiorno la pagina mi torna alla versione normale. Però è un modo per fare piccole modifiche e vedere cosa succede. Ok, ma questo sarà oggetto di un breve piccolo video di, diciamo, esperimento che faremo subito dopo. L'ultima cosa che volevo dirvi è questo, appunto, HTML5 è Unicode, quindi tutti i caratteri sono ammessi. Tipicamente i caratteri accentati non vengono scritti così. Allora, cosa succede se li scrivo così? Il browser cerca di capire qual è la codifica testuale inserita, per esempio, in questo caso, fatemi vedere se la trovo rapidamente, dov'è? No, ma dovrebbe esserci da qualche parte. Per esempio, ve lo faccio vedere qui in Safari che so dov'è. Per esempio, quando io apro una pagina, c'è un text encoding che di default viene messo a Unicode UTF-8. Però il browser cerca di capire in base alla pagina coperta qual è l'encoding del testo. Allora, di default lui sta su UTF-8, però certe altre pagine potrebbero definire un encoding diverso, aver bisogno di un encoding diverso, in greco per esempio. O potrebbero specificare il coreano. Quindi quello che in genere si fa per anche aiutare e supportare il browser è quando ci sono lettere accentate, che sono tipiche dell'italiano per esempio, ma non dell'inglese, e usare la loro codifica. Quindi invece di E, la loro codifica HTML, invece di E accentata, scrivere E commerciale, E grave. Quindi voglio mettere una E con l'accento grave. Allora, se faccio così e aggiorno, vedete che il risultato testuale non cambia niente, ma ho utilizzato la codifica invece della lettera specificata nel testo, con la tastiera. E questo si può anche utilizzare, per esempio, per l'accento, perché è qualcosa. Si può anche utilizzare per l'accento ovviamente non grave, sempre nello stesso modo, e commerciale, lettera, in questo caso acuto. E quindi se aggiorno diventa perché con l'accento dall'altra parte. Vale anche per esempio le O, allo stesso modo, se vogliamo fare la O accentata o la A accentata. Ovviamente adesso la frase non ha senso, ma quanto è? Ok.